dopo aver visto il frammento. E visto che erano nei guai, nascondere il filmato sembrava insolito. Fallon sospetta che non gli abbiano detto la verità. Ma per ora deve accettare che il nastro sia un binario morto. Il registratore della missione rivela che il jet ha infranto il limite di 305 metri di quota più di una volta. Mostra anche che il capitano Ashby ha superato il limite di velocità di 830 km orari. Questo suggerisce un volo spericolato. Ma potrebbero esserci altre prove. Fallon traccia nuovamente la rotta. Dovevamo portare gli investigatori a terra e attraversare le Alpi. Ci aspettava un lavoro da piedi piatti, bussare le porte, vedere se i testimoni potevano aiutarci a ricostruire cosa era successo con quel volo. Vuole testimonianze oculari a sostegno dei dati recuperati dall'aereo. Tra i testimoni che abbiamo sentito, nessuno aveva mai visto un aereo volare così basso. I dati della missione e i racconti dei testimoni sembrano suggerire che il jet volava sotto l'altitudine minima e oltre il limite di velocità. L'equipaggio, con il capitano Ashby, ha cercato di pilotare quel jet più veloce che poteva, più basso possibile. E purtroppo ci sono state conseguenze catastrofiche. Le prove raccolte fanno apparire l'equipaggio spericolato. Ma non è tutto. Le scoperte di Fallon vengono comunicate al Corpo dei Marines per il rapporto ufficiale. Potrebbe rappresentare la base per la formulazione delle accuse. Come è prassi per gli incidenti dei Marines, il colonnello Thomas Blickensderfer avvia un'indagine interna. È un'indagine privilegiata. I piloti parlano apertamente, scrivono dichiarazioni e rimane tutto all'interno del Dipartimento della Sicurezza. E qualunque cosa dicano o facciano non può essere usata contro di loro in nessun tribunale. Un'indagine su un incidente è strettamente riservata ai Marines. Ma la situazione sta degenerando in incidente diplomatico internazionale e arriva fino alla Casa Bianca. L'ho detto al primo ministro italiano e lo ripeto a voi, farò tutto il possibile per scoprire cosa è successo, per intraprendere le giuste misure e per assicurare al popolo italiano che abbiamo fatto la cosa giusta. Il presidente Clinton chiamò il premier italiano di primo mattino per esprimere la sua solidarietà. La risposta fu: voi americani non sarete più operativi nel nostro paese. La perdita delle basi italiane avrebbe gravissime conseguenze per la NATO. Il destino dell'equipaggio è sul piatto della bilancia con le basi americane strategiche in Europa. Il rapporto deve essere declassificato. Il comando generale ci disse che non dovevamo più condurre un'indagine sull'incidente, perché non volevamo essere visti come quelli che trovano informazioni e non vogliono condividerle con i media e l'amministrazione italiana. Il rapporto includerà i rilevamenti dell'NCIS e dei Marines. Ancora più importante, sarà di pubblico dominio e deciderà le sorti dell'equipaggio dell'Easy 01. Il colonnello dei Marines Blickensderfer ha tutte le prove raccolte dall'NCIS. Ma come è prassi nelle indagini militari, avvia ulteriori inchieste. A partire dai fascicoli di volo dell'equipaggio. Ottima reputazione, grandi lavoratori, molto coscienziosi. Nessuna tendenza nota alla spericolatezza. Il pilota, capitano Ashby, è stato scelto da poco per il programma F-18. Significa che si è distinto come un
eccellente pilota tra centinaia. L'equipaggio ha precedenti che ne provano esperienza ed efficienza. Ma il volo a bassa quota è un'abilità da specialista che i piloti devono affinare regolarmente. Devi pilotare quasi ogni giorno per mantenere l'allenamento alla velocità relativa del velivolo e per coordinarti con il tuo navigatore. Se non voli almeno due volte a settimana a regime di bassa quota, perdi l'efficienza e la sensibilità a tutti quegli aspetti. I tagli al budget limitano sempre di più le ore di volo dell'equipaggio. Nonostante sia uno dei piloti di elite dei Marines, il capitano Ashby non vola a bassa quota da 6 mesi. Blickensderfer comincia a pensare che sia riduttivo pensare a un errore individuale del pilota. La sua attenzione si sposta al piano di volo dell'equipaggio, in particolare alle mappe. Abbiamo guardato le mappe e... è incredibile. Quel cavo non era segnato. Ma questa regione è famosa nel mondo per i suoi impianti sciistici. Abbiamo guardato una mappa italiana con la stessa scala e non potevi poggiare un dito senza coprire un cavo. Ovviamente erano tutti nelle zone sciistiche. Era un problema davvero serio. Blickensderfer deve capire perché i cavi non fossero sulla mappa. Chiamammo l'Agenzia Nazionale di Immagini e Mappatura e naturalmente erano sbalorditi. Risposero che i dati di quei cavi erano stati inavvertitamente rimossi dal loro database. Non è un errore commesso dall'equipaggio. Poi Blickensderfer fa un'altra scoperta. Gli equipaggi non sono stati informati correttamente sui cambiamenti delle regole sulla bassa quota. Poco prima del volo Easy 01, l'altitudine minima al di sopra del livello del suolo è aumentata. Il generale di brigata della forza aerea arrivò e disse: «Ho sentito che hanno cambiato la quota a 610 metri 3 o 4 mesi fa». Lo squadrone viene interrogato. Tutti, tranne uno, sono ignari della regola dei 610 metri. Blickensderfer e il team dei Marines mettono insieme tutte le prove per il rapporto. Le indagini dell'agente NCIS Fallon puntano alla negligenza. Ma Blickensderfer ha scoperto riduzioni nell'addestramento, errori sulla mappa e informazioni mai arrivate all'equipaggio. Questi sono errori del sistema. Finisce tutto nel rapporto. Ma ai vertici dei Marines c'è preoccupazione. Se il corpo viene incolpato dell'incidente, gli Stati Uniti possono perdere l'accesso alle basi aeree italiane. La colpa deve essere distribuita e la formulazione finale del rapporto è cruciale. Avevamo discussioni molto accese, quasi litigi, sul fatto di portare informazioni all'esterno e di non riportarle indietro. Quando alcune di queste informazioni tornavano, potevano essere scritte in un modo non positivo per gli aviatori, in un modo quasi fuorviante e inaccurato. Un mese dopo il disastro, il capo delle indagini, generale DeLong, presenta il rapporto. L'equipaggio dell'incidente volava molto al di sotto dei 300 metri, l'altitudine stabilita, e superava di circa 100 nodi la velocità massima. Abbiamo concluso che la collisione con il cavo non è il risultato di un isolato errore di calcolo dell'altitudine. La sorte dell'equipaggio si deciderà in tribunale, ma con le sue dichiarazioni, DeLong non lascia dubbi sulla posizione del corpo dei Marines. Il comandante era determinato
a non coprire l'equipaggio.